Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, per prima cosa vi invito a dare un occhio sul mio sito dove ho pubblicato un'altra raccolta trascrizioni, che sono le cose che vanno di più, che avete apprezzato di più negli anni, quindi ho fatto un best of di trascrizioni di bassisti storici, da band storiche come da Police, di tutto, insomma, sono talmente voglioso di dirvelo che da Peppino Palladino, Flea, Louis Johnson, Nathan East, tutta gente abbastanza forte. Quindi 100 brani trascritti nota per nota sul mio sito. Allora, vado a rispondere a due domande che ho racchiuso insieme nel modulo del mio sito, nella pagina video lezioni. Ciao Igor, mi piacerebbe approfondire il discorso giro blues e jazz blues con le varie sostituzioni armoniche. Questo è Vale 45. Allora, siccome perderei un po' troppo tempo per parlare di sostituzioni armoniche, quindi di accordi che vanno a sostituire altri accordi o che si vanno ad aggiungere insomma, nel giro blues, ho preparato la prima parte del PDF relativo a questa lezione. Non tutte, ma tante possibili variazioni appunto del giro blues di 12 battute, quindi quello classico, diciamo il si bemolle dove abbiamo 4 battute, insomma il giro normale, quindi si bemolle, poi va sul quarto grado, poi di nuovo primo, poi quinto, quarto, primo e quinto. Da qui nasce poi il giro invece jazz blues, come l'ha chiamato tu, e ci sono tantissime possibili sostituzioni. Mi allaccio all'altra domanda che è arrivata più o meno negli stessi giorni, la traduco in italiano perché è arrivata dalla Germania. Vorrei, diciamo, una lezione sulle basi del walking, preferibilmente è appunto anche qui su un giro armonico, una progressione armonica jazz blues, eccetera, eccetera. Allora, io ho fatto un libro, ho scritto un libro che è un video corso con libro cartaceo PDF allegato, dove ho parlato un po' di tutto quello che so del walking, anche se ho un modo un po' mio. Non è che ho mai. Sì, ho studiato i grandi contrabbassisti, Ron Carter, Paul Chambers, Dave Holland, eccetera, però poi il walking lo vedo un po' come quando parlo dell'improvvisazione, ognuno ha il suo modo di accompagnare, che poi si tratta di accompagnamento, però non è come accompagnare un brano di musica leggera, ecco, ci sono un po' più di nozioni da conoscere. Pertanto, come dicevo, ho scritto un libro perché gli argomenti sono tanti. Per poter, diciamo, per essere in grado di accompagnare qualsiasi tipo di brano in walking, bisogna conoscere, se non perfettamente, molto molto bene l'armonia, le basi dell'armonia, quindi non le basi, ma insomma anche di più. Quindi accordi, arpeggi, sostituzioni, progressioni armoniche, scale, eccetera, perché non conoscendoli, nel jazz si sa, ci sono tanti accordi, più accordi che spettatori, si dice forte, e se non si conoscono questi accordi, le note che ne fanno parte, i gradi, eccetera, è un po' difficile creare delle linee. Quindi c'è un libro apposta, però ne approfitto per, ovviamente, chi non può, chi gli è sfuggito, chi non può permetterselo, faccio questa lezione che diventeranno due perché è impossibile dire tutto con una. Allora, si parte ovviamente sempre dal semplice, quindi giro blues di oggi, si bemolle. Prendiamo questa tonalità. Una delle possibili combinazioni di accordi, quindi qui sta un po' anche a gusto, cioè se vi create una base, sta a voi inserire, appunto, conoscendo l'armonia, inserire sostituzioni varie, aggiungere accordi, cambiarli, toglierli, eccetera. Allora, io ho fatto questa,
una battuta si bemolle settima, poi una di mi bemolle settima, quindi già cambia rispetto al giro blues normale classico. Poi torno sul primo grado una battuta, poi fa minore settima, si bemolle settima, la stessa battuta, quindi è un 2-5 che mi manda sul quarto grado mi bemolle settima. Una battuta. Mi diminuito settima. Questa è una sostituzione. Mi diminuito settima, una battuta. Di nuovo si bemolle settima. Poi ho re minore settima. Sol settima. Do minore settima. Quindi re minore e sol sulla stessa battuta. Do minore settima, una battuta. Fa settima, una battuta. E poi ho il turnaround. In questo caso io l'ho fatto così, sì, anche qui se ne può trovare di milioni di tipi. Si bemolle settima, sol settima, do minore settima, quindi sol settima è il quinto del do minore, fa settima di chiusura che mi rimanda poi al si bemolle settima, riparte il giro. Questa è la progressione armonica. Andiamo a sentire come suona con la batteria. Ok, ora su questo giro armonico molto semplicemente andiamo a suonare le quattro note che compongono gli accordi. Quindi tonica, terza, quinta, settima. Ok, quindi si bemolle avrò si bemolle, re, fa, la bemolle, su mi bemolle avrò mi bemolle, sol, si bemolle, re bemolle e così via. Non le vado a suonare proprio in ordine, cioè tonica, terza, quinta, settima. Sì, in ordine, ma anche variando le ottave. Quindi la terza può diventare una decima, la quinta può diventare, sì, rimane la quinta, ma sotto, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a sentire con questa tipologia di esercizio come suona. Intanto un walking usando le note dell'accordo. Vado. Ok, quindi da questo esercizio ovviamente si può prendere mille spunti, ad esempio cominciare a suonare queste note ma in un ordine più o meno casuale, quindi a piacere di ognuno, quindi magari parto dalla terza, poi metto la settima, l'ottava, la quinta e così via. Vado a mischiare un po' il tutto. Andiamo a sentire. Facendo così come suona. Vado. Terzo esercizio, vado a togliere la tonica. Questo è un esercizio fantastico che a me è servito molto perché noi bassisti siamo molto 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 ancorati alla tonica e non è che con questi esercizi voglio dire che poi non vada suonata, però è come se studiassimo un po' più, diciamo, da pianisti, perché
pensando più ai voicing, a tutte le note che compongono un determinato accordo, piuttosto che da bassisti dove purtroppo ci hanno inculcato la tonica nella testa, che poi effettivamente è la nota che suoneremo sempre di più. Però con questo esercizio impariamo a vedere le cose diversamente. Almeno a me ha fatto questo effetto molto buono. Quindi musicalmente suonerà stranissimo, però sono esercizi, quindi ce ne frega il giusto. Quindi togliamo la tonica, aggiungiamo la nona. Sul si bemolle avremo il do, sul mi bemolle avremo il fa. Poi cosa abbiamo? Fa minore, avremo un sol. Poi che accordi ci sono? Sul mi diminuito ci mettiamo un bel fa naturale, o anche fa diesis, insomma quello che vi piace di più. Sul re minore abbiamo il mi, il sol ho già detto no, la abbiamo, sul do minore re, mi sembrava ho già detto, ora faccio casino. Sul fa settima sol e così via. Quindi la nona al posto della tonica. Andiamo a sentire come suona. Sentito è molto molto strano, con l'armonia sotto non si sente la tonica come siamo abituati, quindi sono esercizi che poi vanno contestualizzati e poi aprirsi questo nuovo mondo, però rimanendo sempre ovviamente ben saldi alla tonica. Questo serve soprattutto nel jazz, perché molto spesso è meglio, cioè funziona di più partire da una nota diversa dalla tonica, e a volte anche proprio staccarsi un attimino non fa male. Ultimo esercizio di oggi, poi faremo un'altra lezione subito la prossima, per andare avanti, è quello di aggiungere le cosiddette note di approccio cromatico, ovvero io sulla prima nota dell'accordo successivo mi ci posso avvicinare con una nota che dista un semitono sopra o un semitono sotto. E non è che devono essere per forza note che fanno parte dell'accordo. Anzi, ad esempio, si bemolle settima, faccio questa successione di note qui. E poi vado sul re minore. Cosa ho fatto? Si bemolle, la naturale, che non fa parte dell'accordo, però è un cromatismo che mi porta alla settima minore, che invece fa parte dell'accordo. Poi sol bemolle, che non fa parte dell'accordo, ma la nota successiva è il fa, quindi la terza di re minore, e quindi funziona perché andiamo a sentire con la base, dove quindi suonano le note sì dell'accordo, ma aggiungendo anche queste note cromatiche. Va. Avete sentito che questo walking inizia a prendere un po' più di forma. Questo perché se noi ci limitiamo a suonare triadi e arpeggi, anche su conoscendo bene la tastiera, eccetera, però manca la fluidità nel walking, cioè meno salti in genere di base, meno salti si fanno di ampiezza, quindi di distanza di tono, e più risulterà fluido e scorrevole, soprattutto quando si accompagna in quattro, come si suol dire, quindi una nota per quarto.
meno salti si fanno, quindi se suonassi solo gli arpeggi. Mentre se ci aggiungo cromatismi, eccetera, diventa tutto più compatto, fluido e scorrevole. Questa era l'ultima nozione della lezione di oggi. Queste sono, bene o male, comunque le cose fondamentali di un walking. Da qui poi si può, conoscendo queste nozioni, si può già veramente accompagnare in modo eccellente qualsiasi tipo di brano. Basta, come dicevo prima, studiare bene gli accordi, quindi qui la parte armonica, anzi, chi interessa, ho fatto un libro di armonia che erano un po' collegati, diciamo, perché lì c'è tutta la parte armonica, dove si mette anche in pratica. E dicevo, conoscendo già queste nozioni, con un po' di fantasia, perché poi il walking è molto dipendente dalla creatività di ognuno, perché c'è talmente tanta libertà di scelta che è come se facessimo sempre un solo. Quindi anche ora io ho suonato sempre i quarti. Quando poi vedremo le variazioni ritmiche nella prossima lezione, diventa veramente, non vi dico un assolo, un'improvvisazione, ma quasi, perché sta poi al modo di suonare di ognuno di noi, quindi mettere più o meno note, più o meno cliché, quindi terzine, eccetera. Diciamo, è il ragionamento è come l'improvvisazione: ognuno poi si crea le proprie, diciamo, regole personali, che variano da persona a persona, musicista a musicista. Ci sono dei contrabbassisti che stanno molto molto tranquillamente sulle note dell'accordo, delle scale, e dei contrabbassisti che, o bassisti, che vanno totalmente fuori dai canoni. Allora, ne parleremo comunque nel prossimo video, altrimenti mi dilungo troppo. Quindi, ragazzi, buona serata, ci vediamo al prossimo video.